la Magliana in via Candoni è morta in situazioni molto, molto, molto problematiche oggi. Vediamo. Alle 7 di questa mattina dal campo Rom di via Candoni viene chiamata un'ambulanza. Quando arriva sul posto, una scena difficile da descrivere anche per chi conosce bene le precarie condizioni igieniche in cui versano spesso i campi Rom. C'è una bambina di circa 6 mesi, non respira più, è denutrita e disidratata, sporca, sul corpo evidenti piaghe da decubito. I carabinieri fermano subito i due genitori, 30 anni lui, 24 lei, hanno altri 4 figli, sono indagati a piede libero per maltrattamenti. Ho sentito quando sono venute le forze d'ordine. Mi sono svegliato e non sapevo che era morta la ragazza, ma se sapevo venivo subito. E sappiamo sì. Che i genitori ovviamente sono stati fermati, non sappiamo però se al momento siano rientrati al campo, lei lo sa? Non lo so, vale, non lo so. Questa famiglia ha altri 4 bambini che in questo momento sono stati portati all'ospedale Sant'Eugenio per delle verifiche, lo vedete, insomma, locale posto sotto sequestro. Telo sul tetto del container, immaginiamo che serva per evitare la pioggia, evidentemente dentro ci piove. Ci sono molti rifiuti, c'è dell'acqua. In questa situazione vivono molte famiglie. Credo che sia meglio allontanarsi perché gli animi non sono dei migliori. Torniamo dall'altra parte del campo, forse è meglio. Signori, ce ne andiamo, se volete. Voi la conoscevate la famiglia? La famiglia. No, perché noi siamo rumeni, troppo diversi, siamo tutto regolare, lavoriamo, i bambini non si sono puliti, siamo tutto diversi. La vita di slavi non è uguale come nostra, quindi noi non lo sappiamo niente di loro. Loro ce l'hanno un'altra mentalità, un altro modo di vivere. Colpisce che un po' voi Rom rumeni parlate dei Rom slavi, come gli italiani parlano dei Rom in generale. Sì. Guarda noi come puliamo i bambini, come lo mandiamo alla scuola, all'asilo, e loro sono diversi. La colpa di tradizioni, è tutto la tradizione.